Salve a tutti ragazzi e bentornati su Cose dell'altro cinema. Allora, un po' di tempo fa, sotto un paio di video, mi ricordo che c'era con una certa insistenza questa richiesta, cioè Sinergo, hai visto Cloud Atlas? Cosa ne pensi di Cloud Atlas? Bene, all'epoca non sapevo neanche che cazzo di film fosse, perché io tra l'altro frequento pochissimo siti, canali televisivi che fanno vedere trailer, insomma mi era passato proprio in sordina questo film, ma fortunatamente un amico me l'ha passato un paio di giorni fa e stamattina l'ho visto, stamattina nel senso alle 5 del mattino l'ho visto, perché mi sono svegliato fradicio di sudore, perché qui fa un caldo porco ragazzi, si dorme male già adesso, e quindi non riuscendo a riprendere sonno ho detto ma proviamo a vedere sto Cloud Atlas, dura 2 ore e 45, mal che va se è un foratino mi riaddormento, e invece no. Mi ha tenuto incollato allo schermo per 2 ore e 45 minuti e poi sono andato al lavoro. Quindi, fondamentalmente, è secondo me un ottimo film. Ma per chi tra voi non conoscesse questo Cloud Atlas, vado a spiegare più o meno di che si tratta. È un film che se andate su un qualsiasi sito di cinema, insomma, dove parlano di film, ve lo segnalo come film di fantascienza, ma secondo me non è un film di fantascienza, non è che sia una cosa, ha delle scene ambientate nel futuro, è un film di fantascienza, cioè è una definizione molto strana quella della fantascienza e spesso viene usata a sproposito. Perfino Alien viene chiamato fantascienza, ma Alien è uno slasher, è un horror in piena regola, poi che sia ambientato su un'astronave, vabbè, ma non è fantascienza. Scienza. Quindi, secondo me, questo Cloud Atlas non è assolutamente fantascienza, è un film che si accosta più al drammatico per certi aspetti ed è veramente bellissimo. Mi ha ricordato altri film che ho visto, mi ha ricordato tantissimo Matrix, perché è girato dai fratelli Wachowski, quindi voglio dire, può ricordare tranquillamente Matrix, e certe cose sono proprio identiche a Matrix, poi andiamo a vedere anche quali, e poi mi ha ricordato tantissimo Crash, Contatto Fisico, come struttura, come sensazione generale. Un giorno magari ne parlerò in maniera un po' più dettagliata di Crash, Contatto Fisico, perché trovo che sia uno di quei film che non si è inculato nessuno. Bellissimo, cioè Crash Contatto Fisico è un film che è riuscito a toccarmi esattamente come questo Cloud Atlas, anche se questo è un po' più cazzuto rispetto a Crash, questo è un po' più duro come film, però anche questo mi ha colpito particolarmente, mi ha dato, sapete quei film che ti danno una bella carica quando finisci di vederli? Ecco, questo Cloud Atlas è così. Ci sono tantissime storie in questo Cloud Atlas, è un film corale, verrebbe da pensare, in realtà i personaggi però sono pochi. Sono pochi, ma sono sempre gli stessi attori. Puttana Eva, è difficile da spiegare senza spoilerare niente. Allora, fate così, ci sono diverse epoche, ok? Un'epoca addirittura è ambientata nel futuro, da cui il film è fantascienza, ma è solo un'epoca che è nel futuro, c'è un'altra epoca, chiamiamola così, che non è un'epoca, è tipo fantasy proprio, e quindi non è fantascienza, è un misto ragazzi, c'è di tutto in questo film, devo dire che ogni storia riesce a trattare lo stesso identico argomento in maniera diversa, cioè guardate praticamente sempre la stessa cosa in soldoni, ma la differenza è talmente tanta che ogni storia vi riesce a prendere come se parlasse di un argomento differente, e questo secondo me è un ottimo modo per andare a esaminare a tutto tondo un argomento. In questo Cloud Atlas l'argomento, il filo conduttore è sempre l'uomo che fa la differenza, l'uomo che ha il coraggio di imporsi e cambiare le cose. Questo è il filo conduttore. E c'è un altro argomento che ritorna in tutte le storie, o quasi, che è la schiavitù. La libertà, la schiavitù e la correlazione tra queste due cose. Cloud Atlas conta un cast mostruoso, ci sono attori bravissimi e che grazie al trucco cambiano, ma veramente ragazzi, cambiano radicalmente da una storia all'altra. È un film figo già solo per vedere come hanno conciato gli attori nelle varie storie. Hanno fatto cose incredibili, cioè hanno ridotto nasi, hanno cambiato la forma degli occhi, hanno cambiato completamente i capelli, il doppio me... Ragazzi, cose mostruose, ma sono sempre gli stessi attori. E quello che mi ha colpito tanto è che, essendo un film dei Wachowski, c'è anche una sequenza d'azione.
Ma ce n'è una sola praticamente, ce n'è una sola girata molto bene ed è molto misurata ed è ambientata nel futuro, quindi la sequenza d'azione l'hanno piazzata nel futuro, che tra l'altro è la situazione che più somiglia alla situazione di Matrix narrativamente parlando, perché comunque sia c'è più o meno la stessa situazione con degli esseri che si trovano prigionieri loro malgrado e che vivono in un sogno e che quindi devono essere liberati, però non vi faccio spoiler perché io qua cerco sempre di evitarla questa cosa. Quindi questa situazione è molto molto simile a Matrix e ci sono dettagli che non vi vado a rivelare per non rovinarvi il film, ma che sono praticamente sovrapponibili a Matrix. Sequenze d'azione molto belle quando ci sono, girate benissimo, una sceneggiatura che ti tiene sempre attento, effetti speciali ma non troppo veri, ed è voluta questa cosa. Gli effetti speciali di Cloud Atlas sono molto finti, però è plausibile, perché tutto è tutto particolarmente sopra le righe a livello visivo il film, non è che sia un film votato a un realismo estremo, quindi ci sta. E le musiche sono molto belle, anche perché una delle storie è incentrata sulla composizione di un brano, di un pezzo di musica, e questo pezzo di musica in varie salse ti viene riproposto per tutto il film, quindi c'è anche questo fil rouge musicale che accompagna il tutto. Le storie alla fine sembrano incrociarsi in qualche modo e perciò si chiama Cloud Atlas Tutto è connesso, perché queste storie alla fine creano un tutto. È esattamente come Crash Contatto Fisico o altri film del genere, Amore Sperros, però qui c'è una divisione un po' più netta tra storia e storia e io l'ho apprezzato tantissimo, ragazzi. Vi darà l'impressione di seguire una serie come Game of Thrones, per capirci, dove tu guardi la storia di Jon Snow, guardi la storia dei Lannister, guardi la storia di Tyrion, però sai perfettamente che appartengono tutti allo stesso universo e sai perfettamente che magari prima o poi potrebbero anche incontrarsi, mentre in Cloud Atlas questa cosa è molto molto più sfuggente, perché sai benissimo che vengono da epoche troppo diverse per potersi incontrare questi personaggi. Io non so che cazzo dire per non farvi spoiler e farvi capire quanto è bello sto film, ma a me è piaciuto molto. Non ho ancora letto online se è stato apprezzato o meno dal pubblico, se è stato apprezzato o meno dalla critica, ma come al solito me ne sbatto altamente e vi consiglio di guardare questo Cloud Atlas. Fatelo a mente sgombra, perché comunque sia un film di 2 ore e 45, fatelo quando siete belli riposati, non ve lo vedete a mezzanotte, perché sennò potreste collassare sul divano, soprattutto nella prima parte che è tutta preparatoria alla seconda parte. La prima ora è un po' un riscaldamento in Cloud Atlas, ok? Allora ragazzi, fatemi sapere se questo film vi è piaciuto, se lo conoscevate già, e noi ci vediamo alla prossima recensione, bella, brutta o al prossimo vlog.